Noi siamo HR e siamo parte di un'organizzazione perché c'è un mercato, perché c'è una domanda di prodotto a cui noi rispondiamo con un'offerta. Quindi partiamo dal presupposto che noi dobbiamo vendere e vendere bene. Se io non sono nelle condizioni di vendere e vendere bene, tutto quello che ci possiamo dire non ha senso. Cioè, su questo dobbiamo essere estremamente concreti per evitare i cosiddetti pitfalls dell'HR di pensare che la migliore struttura organizzativa o la migliore pipeline di successione mi garantisce il successo dell'azienda. Sbagliato. L'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Noi dobbiamo avere un prodotto competitivo con una strategia di business chiara e un mercato di riferimento in cui abbiamo un appeal che ci permette di vendere e prendere quota di mercato. Detto questo, strutturiamo la migliore organizzazione possibile per implementare quella strategia. E se quella strategia è sbagliata, per nostra opinione personale, per giudizio, non è un nostro problema. Il nostro problema è fare in modo tale che si capisca che quella strategia è sbagliata. Noi abbiamo un ruolo, secondo me, chiave nell'organizzazione di un'azienda. Facciamo alcune volte il grillo parlante, altre volte facciamo il gestore di opinione. Noi diamo un'opinione, diamo una struttura alle nostre opinioni, riceviamo idee, diamo struttura a quelle idee. Noi accompagniamo il percorso dell'azienda dalla fase di struttura della strategia fino all'implementazione. Capite che è un ruolo fondamentale, è un ruolo chiave. Non possiamo farlo avulso dalla situazione economica, dal mercato di riferimento. Come faccio a fare le HR se non so qual è la mia quota di mercato? Sto dicendo forse una stupidaggine, però come faccio a dire che io ho il miglior talento in Bulgaria quando la Bulgaria per me cuba niente? Se ho il miglior talento in Bulgaria, ho fatto un errore, perché avrei dovuto già mandarlo da qualche parte in cui mi fa più profitto, perché ogni comportamento deve essere associato a un'opportunità di profitto.